in rappresentanza oggi per il progetto Ragazzi in Aula abbiamo una scuola di Caivano, il Parco Verde, famigerato Parco Verde, se ne parla mediaticamente malissimo, un quartiere borderline dove imperano droga, criminalità, microcriminalità, ma questo è l'esempio invece che Parco Verde, Caivano, ha anche tante risorse, tanti giovani, tante persone che hanno voglia di costruire e soprattutto ogni giorno mettono il loro amore, il loro impegno per esaltare quelle che sono le risorse. La scuola, quale baluardo della legalità, quale istituzione al pari della famiglia e della Chiesa. Professoressa Angela Beneduce, il vostro progetto è stato ascoltato ed è stato molto apprezzato dall'aula consiliare. Sì, i bambini erano molto entusiasti di questa, di avere la possibilità di proporre una legge, di votarla, e oltretutto, per rispondere a quello che lei diceva poco fa, i nostri alunni sono sempre nelle aule, le maestre siamo al Parco Verde da tanti anni e ci troviamo benissimo, abbiamo un buon rapporto anche con le famiglie. Loro hanno vissuto questa esperienza con entusiasmo, sono contenti, i commenti che ascoltavamo adesso tra i bambini era che effettivamente studiare sui libri gli enti locali e viverli in prima persona è tutta un'altra cosa. Hanno toccato questa realtà con le proprie mani, quindi erano contenti. Come immaginate Caivano per il vostro territorio? Ecco, come la politica può aiutare il vostro territorio? Avete bisogno di verde, di parchi giochi? Allora, che Caivano avesse vigili da tutelare fuori ogni scuola, che poi non ci fosse immondizia per tutte le strade, che ci fossero vigili a vigilare se qualcuno buttasse o incendiasse immondizia. Quindi la tutela dell'ambiente, ancora una volta voi dai bambini educate i più grandi. Ora che torni a casa, mamma e papà cosa racconti? Consigliere regionale per un giorno, ti è piaciuta? Certo, mi è piaciuto tantissimo vivere quello che abbiamo studiato e toccarlo con le nostre mani. Domani immagineresti un futuro in politica, magari per cambiare le cose, per essere parte attiva? Sì, certo. Oggi, quando abbiamo proposto questa legge, eravamo tutti molto emozionati, ma come vede, tutti quanti abbiamo parlato, abbiamo fatto delle domande, abbiamo letto gli articoli della Costituzione e questa esperienza è stata molto educativa, ma anche molto divertente. Divertente, quindi il momento che ti è piaciuto di più? Quando abbiamo visto il video delle votazioni. Senti, ma si parla tanto male dei politici, no? Che sono distanti dai problemi della gente, dai territori. Ecco, oggi un po' vi siete riconciliati con questa politica, avendo visto un rappresentante in maniera diretta. Sì, è stato molto bello perché abbiamo votato la nostra legge che abbiamo proposta e tutti quanti abbiamo detto di sì alla legge che abbiamo proposta perché nelle nostre scuole ci vuole proprio della frutta perché noi, la Campania c'ha la macchia nera di obesità e sovrappeso, quindi questi ragazzi devono avere un buon futuro. Tu sei un maschietto, sei un rappresentante della categoria maschile. Allora, questa esperienza cosa ti ha lasciato? Consigliere regionale, tu, politico in vista, importante. Questa esperienza è stata molto, molto bella per me perché non è una cosa di tutti i giorni essere consigliere regionale per un giorno. Ti piacerebbe diventare consigliere? Sì, certo. Votato da tante persone, ovviamente. Eh sì. Infine, tu, allora, come ti è sembrata questa esperienza, ragazzi, in aula? Una cosa divertente, formativa? Sì, divertente, ma anche molto educativa. Perché dobbiamo imparare, diciamo, anche come funziona tutta la politica. E poi, come abbiamo detto prima, studiare gli enti locali dal libro è una cosa e vederla proprio da vicino è un'altra. Benissimo. Insomma, Parco Verde, facciamo così, Parco Verde,
Allora, è una scuola che produce, ecco qua, sono i giovani di oggi, saranno gli uomini di domani, ma mi sembrano ragazzi ricettivi, attenti, assolutamente calati nella propria realtà. Eppure in certi territori si dice che la scuola è l'ultimo baluardo, spesso sostituisce anche la famiglia. Professoressa, cosa significa lavorare in un territorio del genere? Certo, ci vuole molto impegno, però comunque se uno crede nel lavoro che fa, i risultati poi si vedono, nonostante sia un territorio molto molto difficile l'ambiente in cui lavoriamo. Però i bambini sono presenti, ci seguono, ci sono famiglie che ci tengono tanti, molto attenti alla scuola, e quindi riusciamo a raccogliere anche dei frutti molto buoni, come vedete oggi. Allora, Valerio, un'esperienza in Consiglio regionale della Campania, dopo che comunque come progetto Cittadinanza Attiva tu sei stato proclamato sindaco, quindi ti piace la politica? Sì, diciamo di sì. È una bellissima esperienza che diciamo che consiglio agli altri di farla, di provarla. Avete fatto una proposta per il lavoro, l'occupazione, è una delle piaghe importanti in Campania, no? Non c'è il lavoro, c'è angoscia per il futuro, è vero? Questo sì. È importante per te? Sì, è un momento di crisi per l'Italia, però non bisogna arrendersi ma combatterla. Senti, ma un domani quindi ti vedresti politico, consigliere regionale magari, oppure sindaco del tuo paese? Speriamo. Cosa vi lascia questa esperienza in Consiglio regionale? Per voi è stata bella, un po' vi ha riconciliato con la politica, perché i politici vengono visti sempre in maniera negativa, diciamocela tutta, dai, come qualcosa, come persone che prendono soltanto uno stipendio altissimo, però poi non risolvono i problemi della gente. No, è stata una bellissima esperienza e spero di diventare anche un politico. Ah, ti piace, ma il politico per cambiare qualcosa nel tuo territorio? Sì. Allora, i maschietti sono meno timidi delle ragazze, ho visto un po' una platea di persone che non contente, non parlavano in maniera, forse non si rendono neanche conto della solennità di stare qui. Questo è un momento importante, che poi spesso accusiamo gli altri di non essere partecipi, però poi neanche noi ci assumiamo le nostre responsabilità e diciamo vogliamo cambiare, questo non ci sta bene. Tu cosa ne pensi di questa esperienza? Che è un'importante esperienza di vita e anche per crescere bene, mi è piaciuta. Consiglio di farla anche qualcuno, di ripeterla. La cosa importante, ad esempio, di te nella tua sentimento, cioè tu ti piacerebbe che magari gli altri colleghi tuoi, gli altri studenti come te del nord Italia ad esempio, non sono superiori a te, cioè anche affermare la vostra identità, dignità è importante, cioè quello, cosa vorresti dire ai politici di oggi per migliorare la vostra situazione? Che si dovrebbero impegnare di più e che non dovrebbero badare solo a loro. Per il bene comune. Quindi tu invece cosa a mamma e papà cosa direi ora che torni a casa? Dice mamma, papà sono andata in consiglio regionale, cosa ho fatto? Siamo andati nella sala consiliare per portare votare tre articoli sul lavoro, di una proposta di legge. Quindi avete votato quando hai premuto quel pulsantino verde, come ti sei sentito? È importante. Professoressa, allora, territorio casertano, la scuola spesso è importante come istituzione formativa. Certo, la scuola è un'agenzia educativa molto importante e nell'ambito di questa esperienza che hanno fatto i ragazzi oggi, diciamo che noi facciamo tutti i tentativi per avvicinare i ragazzi alle istituzioni. In una fase in cui c'è disaffezione nei confronti della politica, si parla di questa casta che praticamente pensa tutt'altro tranne che al bene comune, formare una coscienza civica, futuri cittadini, una cittadinanza attiva è importantissima e fondamentale. E ecco, noi nella nostra scuola abbiamo avuto questa opportunità di avere il consiglio comunale dei ragazzi e attraverso questa esperienza i ragazzi, gli alunni, i giovani, giovanissimi si stanno avvicinando alle istituzioni, ecco, all'ente comune, e oggi hanno avuto questa opportunità.
che penso sia un'occasione di crescita, di formazione, ed è quello che vogliamo. Un Sud che non sia da meno al Nord Italia, un Sud che non sia il fanalino di coda e che non siamo sempre gli ultimi, quelli che hanno purtroppo la dipendenza da un Nord che spesso ci lascia da soli, perché le forze governative, i nostri politici sembrano che rappresentino solo una parte dell'Italia, anzi forse rappresentano soprattutto se stessi e i loro egoismi, e quindi diciamo no alla casta e diciamo sì ad una politica sana, ad una buona politica, a quella che si interessa della polis e fa del cittadino un buon cittadino, sempre attento e vigile, che denunci le disfunzioni e che si rimbocchi le maniche. E noi in primis, noi docenti, dobbiamo far sì che questi ragazzi siano sensibili al territorio, ma anche ad andare oltre i propri confini. Allora, Presidente, una visita di una delegazione studentesca di una scuola della sua provincia. Quali le impressioni, l'emozione? Perché l'ho vista piuttosto emozionata oggi in aula. Sì, in effetti mi ha veramente emozionato, perché la nostra zona, il nostro Sannio, che viene considerata a volte zona dell'entroterra, ma con un termine non soltanto geografico, ma anche con qualche punta di negatività, devo dire che invece ha delle bellissime risorse. Avere una scuola per sordi, una piccola percentuale, per fortuna una volta erano totalmente tutti, questa scuola era specifica, una scuola fondata da una suora a Benevento, dimostra che forza c'è nel Sannio, dimostra come sono bravi i docenti, quanta spiritualità c'è, quanta spiritualità, quanta amore per la terra, perché poi la legge mi ha... Io nel leggere il testo della legge di questi ragazzi ho letto praticamente i testi delle leggi che passano da noi in commissione. Quindi ambiente, ecosostenibilità, i boschi, la fauna, cioè, ecco, tutte queste cose stupende. E a me vedere dei ragazzi, ripeto, come se fossero stati i miei nipotini, che parlano di queste cose con quel proprio proprietà di linguaggio, con quell'atteggiamento già da legislatori, mi ha fatto ovviamente un grande piacere. Presidente, io ho visto che lei informato delle attività che la scuola conduce anche a favore dei bambini non udenti, ha messo a disposizione uno staff di giornalisti eventualmente per avviare un programma di formazione, di comunicazione. Assolutamente sì. Io generalmente lo faccio per le scuole che se lo richiedessero tutti, lo farei per tutte le scuole della provincia di Benevento. Lo facciamo noi con abnegazione e chiaramente senza tutto gratuito, perché credo che avvicinare i ragazzi alla lettura dei quotidiani, essere informati sui fatti che avvengono, purtroppo molti negativi ma qualcuno anche positivo, e insegnare loro cosa vuol dire informazione, come si fa l'informazione, penso che sia importante per la loro crescita. Ecco, questa visita qui, secondo me, questi ragazzi sono cresciuti moltissimo oggi, ma se gli dessimo allora, agli altri loro coetanei, la possibilità di fare in proprio, scrivendo articolini, fare disegnini, e vedessi poi pubblicati magari a fine mese dentro a un grande giornale quotidiano, che è quello che si chiama appunto il Sannio Quotidiano, penso che possa essere una spinta molto molto positiva per la crescita della società. Io su queste cose ci credo. Professoressa Carla Miele, che ha accompagnato questa vivace e folta delegazione dell'Istituto Paritario Suor Orsola Mezzini di Benevento. Allora, la sua impressione di questa giornata? Come ho già detto prima, è certamente un'esperienza valida, un'esperienza che fa crescere i ragazzi, perché concretamente hanno potuto vivere una giornata da consiglieri, quindi hanno potuto capire, si avvicinano alla politica, diciamo, quindi alle istituzioni, ed è importante perché loro ormai stanno crescendo, frequentano la quinta elementare, vanno domani, l'anno prossimo alla scuola media, poi alla scuola superiore, e quindi penso che questa esperienza la ricorderanno, perché può essere un monito per la vita, per il futuro. Professoressa, noi abbiamo acquisito una serie di informazioni in aula, anche delle attività che il vostro istituto svolge in favore dei bambini non udenti. Ci vuol dire qualcosa? La mia scuola, Madre Orsola Mezzini, è nata proprio per
i bambini non udenti. E per anni in Campania era l'unico istituto esistente. E dopo 11 anni fa circa, i bambini non ce n'erano nell'istituto, non erano sufficienti perché potesse andare avanti e potesse reggersi finanziariamente. E allora fu chiesto aiuto alla direttrice Zanin, che è una direttrice di vecchio stampo, che lavorava sul territorio. Lei chiese aiuto a me, alle altre due colleghe, Letizia Ripola, che è qui presente, e Gerarda Tiso, di aiutarla a trasformare questa scuola per bambini, da bambini non udenti a bambini per normodotati, affinché le suore potessero continuare a operare sul territorio con l'integrazione sempre dei bambini non udenti. Ed infatti le suore della Piccola Missione, che è un ordine nato proprio per aiutare i bambini non udenti. Però ce ne sono ancora di bambini. In ogni classe ce n'è qualcuno. Ci sono dei progetti speciali che voi state portando avanti per aiutare e supportare questi bambini? Certo, ci sono gli insegnanti di sostegno, c'è la pedana vibrante, quindi loro seguono sia il linguaggio LIS, ma seguono anche la logopedista per imparare a parlare normalmente. Quindi sono inseriti però nella classe, quindi naturalmente con l'integrazione di un programma adatto a loro. Ho sentito che il presidente Colasanto ha dato la disponibilità per questo programma di formazione sulla comunicazione, potrebbe essere utile per le attività svolte dal vostro istituto? Il presidente Colasanto ci consigliava di fare un giornalino ed infatti ci ha detto che voleva mandarci delle persone esperte affinché potessero guidare i ragazzi per formare questo giornalino, poter scrivere e quindi in maniera adeguata. Grazie professoressa. Allora, chi mi vuole dire, mi vuole parlare della proposta di legge che avete portato oggi qui? Allora, noi abbiamo parlato ci sono tanti problemi nella nostra città, ma quello che a noi ci è sembrato più importante, più evidente, è stato quello della flora e della fauna, sia dei fiumi che dei mari e dell'ambiente, diciamo, perché abbiamo notato che i fiumi sono molto inquinati e sono poco curati e quindi non permettono alla flora e alla fauna di vivere bene. Poi anche all'ambiente, anche con l'inquinamento delle auto e delle fabbriche, anche per gli animali e per le piante non è un buon ambiente. Grazie. Allora, cosa dirai oggi quando vai a casa? Cosa racconterai a mamma e papà? Cosa ti è rimasto più impresso di questa esperienza di oggi? Che è stata molto bella e si era sempre dentro di me e che dirò anche che dovremmo rispettare anche di più tutti noi, la mia famiglia, che anche tutti gli altri, di rispettare sempre di più la flora e la fauna della nostra città. Noi abbiamo intonato insieme l'Inno d'Italia, ti è piaciuto? Lo fai anche a scuola? Sì, soprattutto quando ricorre l'anniversario dell'Unità d'Italia. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo fatto proprio una manifestazione per ricordare l'Unità d'Italia. Brava, brava. E la votazione, che mi dici? Ti è piaciuto votare, usare il voto elettronico? Sì, è stato bello anche per esprimere un proprio pensiero, le proprie opinioni sulla legge. Sappiamo tutti che è difficile mantenere l'ambiente pulito, non inquinato, però magari facendo qualche sacrificio potremo rendere il mondo un posto migliore. Giorgia, scuola media Pascoli, vedo che avete le idee ben chiare. Consiglieri per un giorno avete esposto un problema importante, la salvaguardia dell'ambiente. Sì. Non soltanto la salvaguardia dell'ambiente, anche l'organizzazione delle scuole, perché sono due problemi molto gravi che riguardano la regione Campania e quindi abbiamo pensato di esporre questi due problemi e quindi migliorare la Campania, perché è una bella regione ed è un peccato che diciamo ci siano questi problemi. Senti, ma l'esperienza come consigliere regionale com'è stata? Ecco, la politica vista con gli occhi di ragazzini che si affacciano al futuro? È stata emozionante, è stata un po'... c'è sempre un po' di imbarazzo, però...
Senti, ma i politici che impressione ti hanno dato, questi politici di oggi? In quest'ultimo periodo in Italia ci sono stati diversi problemi, però sembra che l'Italia si stia riprendendo, speriamo. Matteo, sei stato tra i relatori di questa proposta di legge. Ecco, cosa avete chiesto in questo consiglio regionale davanti al Pietro Foglia, che è un consigliere regionale oggi presidente per un giorno? Sì, in pratica abbiamo chiesto di sviluppare delle botteghe professionali, in quanto noi ragazzi a scuola impariamo, però non vediamo praticamente i mestieri, e è una cosa giusta imparare un mestiere, perché potrebbe anche servire oltre alla preparazione scolastica e culturale di base. E abbiamo chiesto, non sappiamo se ci verranno concesse queste botteghe, speriamo che vengano accettate e vengano creati questi laboratori artigianali per noi ragazzi. Senti, l'esperienza in consiglio regionale come è stata, questa simulazione di consiglio? No, è stata veramente una bella esperienza, non immaginavo diciamo che c'era questa preparazione anche alla regione, invece è tutto molto organizzato e molto bello, devo dire, sono rimasto contento di questa esperienza. Sì, a me mi è piaciuta molto, l'ospitalità pure è molto bella, solo che sono rimasto deluso da un fatto che non ci hanno permesso di esporre la nostra relazione che abbiamo fatto. E che cosa, in che cosa consisteva questa relazione? Cosa volevate dire? Volevo dire la scuola che avremmo sempre voluto, con sale musicali, palestre ben attrezzate, laboratori scientifici, ma tante altre cose che avrebbero voluto tutti quanti. Ascolta, la scuola del futuro, insomma, come l'hai immaginata a questo punto, se potete fare una richiesta? Noi la scuola la vorremmo al meglio possibile, su richiesta di come abbiamo lavorato al progetto, perché abbiamo lavorato molto sodo, abbiamo espresso le nostre idee per immaginare una scuola che ci rendesse più felici e ci facesse andare a scuola più allegramente, con una gioia maggiore. Una scuola bella, no? Con le palestre, con le sale musicali. Ecco, è possibile secondo te immaginarla? Cioè, questi politici come li hai visti? Ricettivi, cioè, che ascoltano i bisogni dei ragazzi? Spesso, ma altre volte anche no, perché spesso queste cose i politici le sottovalutano e quindi rendono meno importante il nostro andamento a scuola e quindi la scuola che ci ospita a studiare. Un po' deluse da questa esperienza, un pochino, avreste voluto far sentire meglio la vostra voce? Sì, perché abbiamo lavorato molto su questo progetto e quindi ci aspettavamo che almeno venisse rappresentato, che potessimo farlo conoscere. Ma il titolo di questo progetto qual è? Come si chiama? Scuola che vorremmo. La scuola che vorreste, in effetti è una scuola, abbiamo sentito prima i vostri compagni, con maggiore aule musicali, laboratori, anche palestre. Sì, è una scuola dove si può imparare sia in modo teorico, sia in modo, cioè, sia con la sperimentazione. Con la sperimentazione. Ascolta, ma i politici di oggi ti hanno un po' deluso, quindi, come li hai visti? No, sono molto simpatici, però dipende dalla persona, perché ci sono persone che non considerano i nostri bisogni, cioè i bisogni da bambini e della scuola. Allora, ancora una volta, quindi scuola media a Pascoli, però voi un altro progetto, no? Sì, la terza B ha presentato un altro progetto. Un malato di nome ambiente. Cosa consiste questo progetto? Comunque credo che, come il titolo dice, parecchie cose. Noi presentiamo, diciamo, alcuni fronti su cui insistere, tipo ripulire i mari, i fiumi, favorire la legalità, pulire le città, evitare gli sprechi, produrre energia pulita, amare i nostri luoghi, perché comunque dobbiamo anche conoscere i nostri luoghi, perché come facciamo ad amare qualcosa che noi non conosciamo? I grandi sembrano un po' distratti rispetto a queste problematiche, vero? Sì, ma a volte questo occhio distratto penso che sia anche fatto apposta, diciamo, soprattutto appunto per queste associazioni mafiose,
che cercano di ricavarne sempre più profitti dai rifiuti soprattutto. Professoressa Anna Paola Voto, ci ritroviamo di nuovo in quest'aula. Ormai siamo all'estate alle porte, però questi ragazzi non hanno perso la loro grinta. No. Noi riceveremo una delegazione fino al 7 giugno, perché abbiamo tante richieste. Le scuole accolgono la nostra convocazione, quindi fino al 7 giugno ospiteremo. Ora mi perdoneranno insomma gli spettatori se mi sfugge qualcosa, ma volevo riepilogare insomma quello che sono state le visite di questa settimana, che abbiamo dovuto anche incrementare per accontentare un po' tutti. Noi abbiamo avuto una rappresentanza di Camigliano Pastorano della scuola Raffaele La Porta, che ha portato all'attenzione del Consiglio regionale una proposta di legge sulla formazione e sul lavoro proprio nel mondo giovanile. Ad accogliere questa delegazione è stata sempre la consigliera Lucia Esposito, delegata appunto dal presidente Paolo Romano, trattandosi appunto di una scuola della provincia di Caserta, e che ha avuto come sempre tanta grinta, tanta dedizione rispetto a questa foltissima delegazione della provincia di Caserta, che ha rappresentato anche con molta con molta partecipazione corale questo problema del lavoro, che colpisce particolarmente una zona che socialmente ha dei problemi. Poi abbiamo avuto una rappresentanza, un terzo circolo didattico, dottoressa, di Caivano, che ha presentato all'attenzione del Consiglio una proposta di legge molto simpatica. Ma a parte la simpatia, è una proposta di legge che io ho davvero esaminato con attenzione, perché riguardava la possibilità di inserire all'interno dell'istituto dei distributori di frutta e di verdura. Le insegnanti mi hanno spiegato che loro hanno già adottato questo provvedimento, non in forma di legge, ma come sollecitazione nell'ambito di un programma nazionale ed europeo, e in verità il Presidente si è ripromesso appunto di analizzare questo provvedimento, di farne appunto un'iniziativa regionale, perché ci sembrava una cosa diciamo davvero interessante, soprattutto se si considera che in Campania il 21% del mondo infantile pare sia appunto colpito da malattie legate all'obesità. Quindi è un problema in cui la Campania ha la maglia nera, e quindi secondo me un'iniziativa legislativa in tal senso potrebbe essere molto utile, come dire, a sostenere le famiglie in questo problema dell'alimentazione. D'altra parte, infatti, anche noi, grazie ad alcuni opuscoli che ha mandato il Ministero della Salute, sapendo appunto del nostro progetto Ragazzi in Aula, ci ha inviato degli opuscoli che rappresentano proprio un vademecum su una corretta alimentazione. Noi stiamo provvedendo a diffondere presso tutti gli istituti scolastici che fanno visita qui al Consiglio regionale. Poi abbiamo avuto una delegazione di un istituto paritario, il Suor Orsola Mezzini. Anche lì c'è stata la delega del presidente Romano al presidente Luca Colasanto, che è appunto il consigliere territoriale tra virgolette, il quale devo dire ha accolto con molto coinvolgimento anche emotivo tutte i programmi che sono svolti appunto all'interno di questa scuola, perché non sapeva neanche lui che la scuola è per normo dotati, ma nasceva come una scuola di supporto ai non udenti. Oggi la scuola continua percorsi di formazione e integrazione di alunni non udenti, anche se in un numero inferiore rispetto al passato, e si è favorevolmente dichiarato disponibile anche a fornire attività di formazione nell'ambito della comunicazione, mettendo a disposizione della scuola alcuni giornalisti professionisti che possono andare a dare lì lezioni sulla comunicazione. Oggi invece abbiamo avuto una delegazione foltissima di due istituti della stessa provincia di Salerno, che sono la Scuola Media Statale Fresa Pascoli di Nocera Superiore e l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Pucci di Nocera Inferiore. Devo dire che ad accoglierli è stato il presidente Pietro Foglia, che si è detto anche molto vicino alla realtà salernitana, perché lui ha confessato all'aula di avere anche una casa nella provincia di Salerno, e che quindi
diciamo, di frequentare la provincia di Salerno, pur essendo lui di provenienza avellinese, con molta assiduità. Devo dire che queste scuole si sono impegnate veramente tanto sul fronte delle iniziative legislative, perché hanno presentato ben 5 proposte di legge. Una che dal titolo La bottega artigianale didattica, che riguardava appunto l'istituzione di laboratori regionali che svolgono attività produttiva tradizionale e che svolgono progetti finalizzati all'attività dell'accoglienza didattico-formativa. Gli altri 4 progetti, questo era del Pucci di Nocera Inferiore, gli altri 4 progetti sono stati portati dalla scuola media, questa testimonianza di quanto sia vero quello che abbiamo sempre detto, cioè che questi ragazzi sin dalla più tenera età sono sensibili ai problemi della loro società civile. Infatti tutte e 4 le leggi, sarebbe troppo lungo parlarne nel dettaglio di ciascuna, ma invito i telespettatori eventualmente a consultare il sito dove noi pubblichiamo sistematicamente tutti i lavori di questi ragazzi, ma quasi tutti hanno una matrice comune: la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, quindi della risorsa turistica. E posso dire a ratifica di un progetto che ormai è alle fasi conclusive, nella sua prima parte, diciamo in quest'anno scolastico 2011-12, che la ratifica di tutto quello che è stato il lavoro dei ragazzi è questa. I ragazzi della nostra Campania sentono molto forte il problema dell'ambiente, vogliono dare un contributo utile alla risoluzione del problema, infatti hanno presentato tantissimi progetti che riguardano la raccolta differenziata, quindi la nostra finalità, quella di sensibilizzarli rispetto al problema, da avere anche un loro sostegno in tal senso, senza che non si risolva solo nella critica o nella critica del non fatto, diciamo, lo abbiamo perseguito. Questi ragazzi hanno portato tantissimi progetti e molti di loro hanno dato inizio ai progetti anche nelle loro scuole, nelle loro famiglie, quindi hanno portato il messaggio che noi volevamo trasferire. E diciamo che siamo contenti perché al di là di quello che è, come ha detto il nostro presidente Napolitano, la critica che insomma questa istituzione ha il coraggio di accettare invitando qui i giovani campani, al di là della critica c'è stato proprio quello che il presidente Napolitano ha detto proprio in occasione delle celebrazioni della strage di Capaci, cioè i ragazzi hanno dato anche loro un contributo di idee, di riflessioni, presentando dei loro progetti, e quello che voleva essere il loro contributo per fare di questa nostra società campana una società migliore, una società dove appunto vi sia una convivenza pacifica e anche prospera. Grazie.